Eccoci qua ragazzi, belli siete, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nech nella casa del pane Balun. Oggi venerdì 10 novembre riprende il campionato, ieri si è conclusa la settimana europea dove Benino, Benino, insomma la Fiorentina ha vinto 1-0 con un rigore, insomma dopo la partita dell'andata finita 6-0, l'Atalanta è riuscita a vincere 1-0 e la Roma, ahimè, ha perso, non ha compromesso nulla, però insomma è stata una brutta battuta d'arresto, nel senso che poi perdere, sì, poi in quei campi lì è un po' particolare, insomma il tifo, le cose, però insomma il livello della squadra è decisamente inferiore a quello della Roma, non mi sarei mai aspettato addirittura la sconfitta per 2-0 così, in maniera netta, ma insomma poi quando tendi sempre a difendere, a cercare di strappare il pareggiotto, il punticino, rischi e sostanzialmente rischi anche con quelle squadre che se la giocano. Perciò poco male, non mi piace, continua a non piacermi la mentalità di Mourinho, come fa a giocare la propria squadra. Detto questo, va bene l'incidina Milan, amici romanisti. Dai ragazzi, bisogna fare i pronostici della dodicesima giornata, che stasera inizia riprende il campionato, poi ci sarà la sosta, perciò correggiamo quelli di settimana scorsa, facciamo i nuovi. Prima di cominciare, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, è gratuito, non costa nulla. Attivate se vi va la campanella per non perdervi mai nessun mio contenuto e soprattutto, ragazzi, mettete un bel like al video, mettete like al video e nei commenti voglio vedere i vostri pronostici, ragazzi, perché poi dopo li confrontiamo. Io sono un paio di settimane che vado abbastanza benino, insomma 8 su 10, la media è buona, non è ancora ottima, perciò prima o poi lo faremo l'unplay, perciò nei commenti i vostri pronostici che poi li confrontiamo. Mi raccomando, se vi va, seguitemi su Instagram. Venite sul gruppo Telegram, ragazzi, mi raccomando, che vado a offrirvi qualcos'altro. Nella descrizione di questo video ci sono tutti i vari link. E poi, non ultimo, no, non un ultimo, per ultimo, ma non perché non conti molto, venitemi a seguire sui canali dei Giargia. Là, ragazzi, dovete venirmi a seguire e iscrivervi perché, insomma, è tanta roba. Perciò vi aspetto, canale dei Giargia. È un bel canale, perciò dai, vi aspetto anche di là. Cominciamo, occhialazzi. Oggi sono bello attivo, il venerdì è così. Il venerdì è bello proprio. Il venerdì c'è il sole per me anche quando non c'è il sole, perché insomma è fine settimana, poi domani riprende oggi riprende il campionato, domani si entra nel vivo, poi ci sono le partite dei miei figli. Mi piace il weekend, ma chi è che non piace il weekend? Va bene, dai. Iniziamo. Iniziamo che mi sto perdendo troppo in chiacchiera. Mi piace chiacchierare insieme a voi, ragazzi, perciò dai, 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 su. Correggiamo l'undicesima giornata. Partiamo subito. Bologna-Lazio, avevamo messo uno go con gol, 1-0 per il Bologna, presa. Salernitana-Napoli, 2 fisso, 0-2 preso. Atalanta-Inter, over 2,5, 1-2 preso. Milan-Udinese, over 2,5, 0-1, non preso assolutissimamente. Verona-Monza, gol 1-3 preso. Cagliari-Genoa, 1 con gol, 2-1 preso. Roma-Lecce, 1 con gol, 2-1 preso. Questo l'abbiamo preso subito, in extremis. Fiorentina-Juventus, over 2,5, 0-1, non preso. E Frosinone-Empoli 1 fisso, 2-1 preso. E per ultimo Torino-Sassuolo 1x, 2-1 preso. Perciò ragazzi, 8 presi su 10. E i due errori sono stati il Milan e la Juventus, dove ho dato fiducia mettendo over 2,5, pensando potessero essere partite, insomma, ricche di gol. E sono finite tutte e due 0-1. La Juventus vince a Firenze, insomma, col suo solito cortomuso, e il Milan addirittura perde in casa con l'Udinese. Perciò gli errori, insomma, la Juventus ci stava, perché insomma la Juventus poi, a parte, oltre il cortomuso non va, perciò rischiare un over 2,5 è sempre molto difficile con la Juve. Invece col Milan pensavo meglio. Vabbè, ragazzi, poco male, dai, partiamo subito con quelli nuovi. Oggi è tanta roba. Sassuolo-Salernitana. Si comincia subito alle 18:30 con Sassuolo-Salernitana. Io dico 1.
nonostante la Salernitana è all'ultimo posto, soprattutto perché è all'ultimo posto, sta giocando veramente male, a parte quel pareggio fatto nella prima di Pippo Inzaghi. Insomma, la Salernitana male, male, male. Il Sassuolo non sta andando benissimo, perché il Sassuolo c'ha un trend veramente pazzesco. Negli ultimi 5 sono 3 sconfitte e 2 pareggi alternate, sconfitta, pareggio, sconfitta, pareggio, sconfitta. E insomma, in casa contro l'ultima in classifica, se vuoi migliorare la tua classifica, io qua uno fisso, ragazzi, uno fisso. Il Sassuolo deve vincere. Il Sassuolo deve assolutissimamente vincere, perciò dico uno fisso. Genoa-Verona, questa mi piace, sta partitella qua. Sta partita deve essere sarà una partita sicuramente caruccia. Dico over 2,5. Non mi sbilancio con la vittoria o di uno dell'altra, anche se tendo più a dare una sorta di fiducia in più al Genoa, perché in casa il Genoa è molto forte e mi piace come fa a giocare il Genoa Gilardino, mentre il Verona lo sto vedendo un po' maluccio negli ultimi periodi, a parte un inizio a parte un inizio buono, perché aveva iniziato buono le prime 2 o 3 di campionato, poi dopo si è perso veramente e ora viene anche proprio po poca roba anche a livello di gioco. Però dico over 2,5, secondo me sarà aperta e vedremo, più tendenziosa dal Genoa, però dico solo over 2,5. Lecce Milan, qua ragazzi, io non voglio fare il tifoso per forza, sapete io qual è la mia fede calcistica, però insomma, dopo quel po' di partita e dopo che arrivi in campionato dalla sconfitta in casa con l'Udinese, che non aveva mai vinto in questo campionato, perciò è stata la prima vittoria, e che stava facendo veramente male e che ha fatto male anche in quella partita, nonostante abbia vinto l'Udinese, non è che abbia fatto la partita della vita, noi abbiamo fatto peggio. Vinci in Champions contro il PSG di Mbappé e compagnia cantante, e dopo vai a Lecce e non mi fai risultato. Qua oggi cioè, Lecce Milan è 2 con over 2,5. Qua non si può scherzare, cioè, qua devi non solo vincere, ma devi convincere e devi riprendere la tua marcia in campionato, perché poi dopo lascia il tempo che trova la vittoria col Paris Saint-Germain. Se tu la rimane, per l'amor di Dio, la serata rimane, però se poi non confermi tutto con una gran bella vittoria a Lecce, nonostante il livello poi dell'avversario è anche minore, con tutto rispetto a Lecce, che poi ragazzi, Lecce è difficile da incontrare per chiunque quando vai a Lecce, e la partita di cartello Lecce Milan, Lecce Inter, Lecce Juve è sempre molto difficile. Il Milan lo soffre abbastanza, perciò sarà difficile. Però qua ragazzi, io non voglio scusanti, non voglio nulla, 2 con over 2,5 e non se ne parla più. Juventus Cagliari, mi costringe la Juventus a mettere no gol, no gol, perché tanto oramai è quella la solfa. Poi sicuro metto no gol io e poi finisce 2-1 per Cagliari, magari, che ne sa. Però insomma è difficile. La Juventus in questo momento è una corazzata, è una squadra che si difende bene e gli va anche molto bene, tutto molto bene, nel senso che ha un Chesney che è in un periodo veramente buono, perché anche quel poco che le squadre avversarie creano, lui comunque si fa trovare pronto. Loro si chiudono bene, subiscono poco, è vero, fanno anche poco. Perciò io dico un no goal Juventus Cagliari, anche se il Cagliari l'ho visto molto ringalluzzito ultimamente, dico no goal. Monza Torino invece, secondo me, sarà una partita bella da vedere. Monza Torino, dico gol. Torino che insomma, ha ripreso il suo cammino, arriva da 2 vittorie consecutive. Sanabria ha ripreso a giocare, perciò secondo me il gollettino lo fa. Il Monza, ragazzi, il Monza è tanta roba. Il Monza è tanta roba, in casa fa sempre grandi partite. Sarà una gran bella partita aperta, e dico gol da ambo le parti. Napoli-Empoli, Napoli-Empoli, stessa storia del Milan, ragazzi. Napoli-Empoli, Napoli non può pensare di non portare a casa una vittoria e convincere, soprattutto. Perciò dico uno con over 2,5, perché veramente non si scherza. Dopo il pareggio in Champions League, che non ha compromesso nulla, per l'amor di Dio, però a livello umorale anche i tifosi sono abbastanza incazzati, perciò qua bisogna cercare di cambiare trend e di andare in pausa, nella pausa per le nazionali, con una vittoria, ma una vittoria di quelle che esalti un po' il pubblico. Perciò dico uno con over 2,5, secondo me è una partita da 4-0, cioè veramente deve essere un qualcosa del genere. Sono convinto che poi sarà così, perciò uno con over 2,5. Fiorentina Bologna.
Fiorentina-Bologna è tanta roba, ragazzi. Fiorentina-Bologna, secondo me, sarà una partita veramente da guardare assolutissimamente, perché la Fiorentina, quando ha voglia, gioca veramente un gran calcio. A volte anche fin troppo. Il Bologna sta facendo veramente un campionato incredibile e oramai ha anche quella spensieratezza che gli permette di star tranquillo. Se dovesse perdere punti il Bologna, nessuno può dirgli nulla, no? Perché insomma sta facendo talmente tanto bene, è delizioso guardarlo che non puoi incazzarti. Perciò quello ti dà la possibilità di giocare in maniera spensierata e li farà continuare a fare bene. Perciò insomma, secondo me ne uscirà una partita bella, nonostante la Fiorentina abbia giocato ieri in conference, però insomma ha giocato con dei scappati di casa, insomma penso che abbia fatto anche abbastanza turnover, perciò sarà una bella partita. E poi la Fiorentina deve riprendersi, perché comunque arriva da 3 sconfitte consecutive. Invece il Bologna ha un trend sicuramente diverso, no? Insomma, le ultime 5 sono 3 vittorie e 2 pareggi, perciò tanta roba. Sarà una gran bella partita, una gran bella partita. E dico, l'ho già detto, dico Fiorentina-Bologna over 2,5, aperta per me. Tanti gol, tanti, non so dire chi vincerà, però per me tanti gol, perciò over 2,5. Udinese-Atalanta dico 1x. Ragazzi, è vero, l'Atalanta è forte, però insomma Atalanta arriva dalla partita di ieri in Europa League. L'Udinese ha vinto, insomma ci sono volute 10 giornate il Milan a San Siro per portare a casa una vittoria. Adesso devi convincere davanti al proprio pubblico, devi regalare una vittoria o quantomeno la prestazione. Perciò io dico 1x, mi lascio una doppia chance, però sono più tendenzioso, dico all'1, perché secondo me l'Udinese farà una bella partita contro l'Atalanta. Poi sono quelle cose, una volta sbloccato poi magari parti, lo spero, almeno giustifichiamo un pochettino di più la sconfitta del Milan, no? Ma al di là di questo dico 1x, secondo me non riuscirà a vincere l'Atalanta a Udine. Arriviamo al derby di Roma, ragazzi, Lazio-Roma domenica alle 18. Lazio-Roma è sempre una partita pazzesca, è solitamente la squadra che va meno bene è quella che poi dopo magari ti porta a casa al derby, solitamente è quello. Però insomma le due squadre sono lì, se la differenza è un punto l'una con l'altra, la Lazio arriva dalla vittoria in Champions League, la Roma arriva dalla sconfitta in Europa League. Vabbè, io dico che sarà una partita da over 2,5, comunque aperta. La Roma è una squadra che subisce, è vero che poi dopo si chiude, è difficile fargli gol, però comunque subisce tanto. La Lazio avrà voglia di fare la partita, gioca in casa a livello di pubblico. Perciò insomma secondo me sarà aperta e la Roma colpirà, perché poi comunque quando tu hai davanti Lukaku, hai davanti Dybala, insomma li hai fatti rifiatare, perciò insomma sarà. E poi sono quelle partite che si aspettano, soprattutto a Roma l'aspettano quella partita lì, e i laziali e i romanisti, perciò sarà una partita molto aperta, over 2,5 dico io. Arriviamo a Inter-Frosinone, stessa storia ragazzi, uno con over 2,5, ma lo dico subito, cioè non Non... Ah, al di là che a me piace molto il Frosinone, quando gioca il Frosinone è sempre piacevole vederlo, perché è molto aperto, si propone, subisce tanto, perché evidentemente poi proponendoti subisci tanto. Io spero e penso che il Frosinone cerchi di fare una partita un pizzico diversa con l'Inter, perché se pensa di giocare nella stessa maniera come ha giocato fino adesso, devono prendere il pallottoliere, lì finisce 8-0, cioè ragazzi, lì rischi veramente di far diventare capocannoniere Lautaro, ti fa 5-6 gol. Se Frosinone pensa di giocare quella partita lì, deve stare molto attento. Perciò, secondo me, deve cercare di fare una partita un po' più accorta. Non dico di barricarsi, perché poi magari non è nelle proprie corde farlo, però deve cercare di tatticamente di preparare qualcosa di diverso, perché sennò veramente finisce male. Io lo dico proprio in maniera spensierata, l'Inter la riduce una poltiglia, riduce pol una poltiglia al Frosinone, perciò attenzione, attenzione, sennò rischiamo di aver già il capocannoniere del campionato, perché in una partita ne ha fatti 4, ne fa 5 o 6 domenica e è già finito, è bello che è finito. Perciò attenzione, attenzione, l'Inter è in un periodo magico, poi soprattutto nel senso che gioca bene, convince, fisicamente sono strepitosi, insomma hanno tutto dalla loro parte. Uno con over 2,5, ma se, cioè, potrei dire anche uno con over 3,5, no, diciamo uno con over 2,5, non esageriamo. Sarà sicuramente una grande vittoria come al solito dell'Inter. Dai ragazzuoli,
Vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon fine settimana. Ci vediamo stasera o magari domani, vediamo come mi gira. Vi auguro comunque ancora una buona giornata. Mi raccomando, belli siete, un bel like al video, seguitemi sul canale De Giorgia e come dico sempre io, bye bye!